I crampi sono determinati da una contrazione involontaria o ad uno spasmo di un muscolo della gamba o del piede. I crampi si verificano prevalentemente la notte perché la notte gli arti sono freddi e la circolazione è scarsa. Si ritiene che siano causati da uno squilibrio tra alcuni elementi che sono potassio e sodio, calcio e magnesio. Possono essere anche causati da posizioni innaturali che ostacolano la circolazione del sangue provocando una contrazione anomala del muscolo. Le persone che fanno largo uso di diuretici spesso soffrono di crampi e dovrebbero prendere degli integratori di potassio dato che con i diuretici si perde anche del potassio. Un crampo di solito dura solo pochi secondi e per farlo passare è necessario bere immediatamente dei liquidi ed iniziare ad estendere il muscolo contratto. Un crampo durante il movimento può essere indicatore anche di problemi circolatori gravi, mentre un crampo in posizione di riposo non è mai preoccupante. Chi soffre di crampi generalmente potrebbe avere delle carenze nutritive di vario genere. La più comune è la carenza di calcio, ma può trattarsi anche di una carenza di tiamina e di acido pantotenico, di biotina e magnesio. Qualche volta può essere anche una perdita di sodio dovuta ad una forte sudorazione o alla diarrea. Sebbene sia difficile prevenirli, la cura per i crampi include una dieta appropriata contenente quantità sufficienti dei seguenti alimenti: verdure a foglia verde scuro, latte, formaggio, pesce in scatola, fegato, tuorlo d'uovo, broccoli e prodotti a base di sesamo. Si possono avere crampi dovuti a stiramento e contusione muscolare con dolore e rigidità. Di solito sono causati da un colpo o stiramento forzato della gamba nel corso di un'attività sportiva. Un riscaldamento adeguato aiuta sicuramente come mezzo di prevenzione dei crampi. L'esercizio fisico regolare aiuta alla prevenzione dei crampi.